L'ordinanza che ho appena firmato è un'ordinanza confermativa della precedente ordinanza di allontanamento dagli edifici ricompresi nella zona rossa, perché la precedente ordinanza prevedeva eventualmente fossero mutate le situazioni di rischio e di pericolosità che caratterizzano la zona rossa, prevedeva una revoca affinché perdesse efficacia. Questa revoca non è mai intervenuta, quindi a tutti gli effetti l'ordinanza precedente è tuttora in vigore, le persone infatti sono ospitate ancora nelle strutture alberghiere e anche oggi abbiamo ricevuto delle nuove richieste di sistemazione in albergo da parte di cittadini che in prima battuta non avevano aderito a questo invito. Però, nonostante ciò, abbiamo ritenuto di dover confermare il contenuto della precedente ordinanza in vista dell'allerta meteo arancione che, come ha detto il commissario delegato, da stasera, è entrato in vigore. E questa ordinanza contiene pertanto il rinnovo, dell'invito, ai residenti della zona rossa di allontanarsi, con una precisazione ulteriore rispetto alla prima ordinanza, per quanto riguarda sia l'individuazione del centro di raccolta presso il comune di Casamicciola in Piazza Marina, lato interno su Corso Luigi Manzi, dove ci sarà un punto presso il quale i cittadini possono recarsi per dichiarare la loro disponibilità ad essere ospitati in albergo anziché collocarsi autonomamente presso parenti e amici. Troveranno una navetta che li accompagnerà presso la struttura alberghiera che presso il punto di incontro e di smistamento sarà individuato. Questa è una prima possibilità. La seconda possibilità di sistemazione presso strutture alberghiere è facilitata attraverso l'utilizzo del numero verde 885 01 Va 14. bene, ecco, ancora deve. No, è iniziata. Microfono, spegnere il microfono, prego. Quindi dicevo, una prima possibilità di sistemazione presso alberghi viene offerta presso il punto di raccolta Piazza Marina, lato interno Corso Luigi Manzi, dove recandosi fisicamente, gli abitanti della zona rossa possono avere indicazione circa la struttura alberghiera presso la quale possono essere ospitati e trovare una navetta di accompagnamento. Seconda possibilità è il ricorso ad un numero verde 800 85 01 14, chiamando il quale si può avere già notizia della struttura alberghiera presso la quale trovare ospitalità e decidere di recarsi presso l'albergo con mezzi propri o attraverso il servizio di navetta messa a disposizione dal comune. A breve, sulle strade della zona rossa interessate dall'ordinanza di allontanamento, circoleranno tre auto munite di megafono, che trasferiranno ai cittadini questa comunicazione nei termini in cui ve la sto indicando e quindi la necessità di allontanarsi perché è prevista un'allerta arancione che rende ancora più necessario, ottemperare alla precedente ordinanza di allontanamento. Darà informazione sia del centro di raccolta di Corso Luigi Manzi che del numero verde a cui riferirsi per poter sapere presso quale struttura alberghiera si è stati assegnati e forniranno anche le indicazioni per l'accompagnamento attraverso la navetta presso queste strutture. In questa ordinanza adottata stasera c'è un richiamo all'articolo 650 del codice penale, che, come sappiamo, insomma, richiama l'obbligo di ottemperare agli ordini impartiti dall'autorità. Questa ordinanza è un invito, diciamo, astringente per il cittadino che dal codice di protezione civile è obbligato ad osservare le misure dettate a protezione della propria incolumità.
Quindi l'invito questa volta viene formulato in maniera un po' più decisa, nel senso che si ricorda al cittadino che c'è un obbligo di osservanza della disposizione di allontanamento e non è una facoltà. Quest'obbligo e questo invito sono rivolti al cittadino ovviamente per tutelare la propria sicurezza. E visto che è imminente questa allerta arancione, abbiamo ritenuto indispensabile ripetere e rafforzare l'invito, rendendo anche più semplice le operazioni di trasferimento presso le strutture alberghiere rispetto alla sera precedente, nella quale il grande numero di cittadini da sistemare aveva creato probabilmente un momento di disagio ulteriore. Con queste modalità il trasferimento dovrebbe essere più semplice questa volta e quindi speriamo fortemente che coloro che si trovano ancora in appartamento, nonostante il divieto di dimorarvi, aderiscano più numerosi a questo invito. Nel frattempo anche la statale 270 dalla mezzanotte di stasera, proprio per l'allerta arancione, verrà chiusa, così come era stato già indicato nell'ordinanza con la quale si disponeva la riapertura con un senso unico alternato e disciplinato da semaforo e da limite di velocità, perché il sopralluogo che aveva consentito la riapertura del tratto stradale dava indicazione di necessità di nuova chiusura lì dove le condizioni meteorologiche si fossero rivelate di particolare intensità.